Taglio del nastro a Scandiano per una nuova presenza del credito cooperativo reggiano. Dopo San Giovanni in Querciola, Viano, Casina, Rotelli, arriva Scandiano. L'ultimo sportello di un sistema, quello delle banche di credito cooperativo, lo ha sottolineato il presidente Sedevino San Giorgi, che comprende 530 banche locali, 3.000 sportelli, 150.000 miliardi di raccolta, 500.000 soci, 4 milioni di clienti. Questo è il mondo del credito cooperativo, che trova però tra il globale e il locale un punto di aggancio molto importante, un aggancio che consente a queste banche di essere locali e globali. Via Crispi, nel cuore di Scandiano, una struttura decisamente all'avanguardia per il sistema bancario, dove si può navigare in internet, dove si può sperimentare il trading online con l'assistenza di personale assolutamente qualificato ed esperto, dove si possono fare operazioni di banca in un ambiente molto accogliente, ma soprattutto dove si possono trovare anche servizi finanziari molto evoluti. Fabio Berselli è alla guida di questa nuova struttura del credito cooperativo reggiano. Scandiano è una piazza decisamente interessante. Sicuramente per il nostro istituto è una piazza fondamentale, direi. Il nostro istituto si rivolge soprattutto alla piccola media impresa, alla famiglia. Con i servizi evoluti che noi abbiamo attualmente, che riusciamo a predisporre, possiamo affrontare questa piazza qua con la dovuta sicurezza e quindi anche con buone prospettive di sviluppo futuro.